Per troppi anni in questo paese, noi oggi parliamo di Napoli, ma il problema secondo me è un problema che poi ha anche una sua dimensione nazionale, per troppi anni in questo paese si è lasciata andare la funzione educativa. La camorra si muove sempre e comunque a tutela dei propri interessi, si muove a tutela dei propri legittimi interessi ricorrendo alle forme di reazione che ritiene più producenti in occasione dei singoli momenti storici nei quali si ritiene troppo minacciata appunto dall'azione dello Stato, l'azione della cosa pubblica. Il ribellismo generalizzato, che è già in sé una malattia sociale grave contro la quale bisogna reagire, trova in episodi come questi forme di inquinamento camorristico, a maggior ragione contro questo ribellismo bisogna reagire, bisogna che lo Stato reagisca in tutte le sue articolazioni in maniera estremamente dura, in maniera estremamente chiara, in maniera estremamente incisiva sul piano dei risultati. Riteniamo che quando il magistrato che gode di una discrezionalità molto ampia, il magistrato giudicante specialmente, nel valutare se emettere una misura cautelare, se infliggere una condanna, in che misura infliggere quella condanna e quindi quanto di pena dovrà irrogare, se il magistrato giudicante fa cattivo uso dal punto di vista di quella che è la sua missione, di questa sua discrezionalità, di fatto vanificando le stesse leggi che fa il Parlamento, allora, quando questo accade, noi che siamo strenui difensori e continuiamo a esserlo dell'autonomia e dell'indipendenza, ironicamente diciamo, anche per rispondere all'onorevole Veltroni che fa delle affermazioni completamente campate in aria su questa materia, diciamo, ricordiamo a Veltroni che, dicendo purtroppo autonomo e indipendente quel magistrato, contraddice se stesso. Il purtroppo sta a significare, caro Veltroni, fai i conti con te stesso e fai i conti con la realtà. Se giustamente critichi quella scarcerazione dei tifosi, abbi il coraggio civile e politico di criticare chi, autonomo e indipendente, ha adottato quel provvedimento di scarcerazione.